Soffriva di crisi violente, terribili sbalzi di umore. Andava su tutte le furie o scoppiava a piangere. Carlo non ne capiva il motivo e pensava che in qualche modo fosse colpa sua. Diana confidò di soffrire di depressione e di disturbi alimentari, fatto che la regina imputò come fonte dei loro problemi. Mi disse che il motivo per cui il nostro matrimonio stava andando male era perché il principe Carlo faceva fatica a gestire la mia bulimia. La riteneva il motivo dei nostri problemi coniugali e non il sintomo. Anche in pubblico, Diana combatteva contro l'attenzione della stampa. Durante il tour del Galles nel 1981, scoppiò in lacrime e non volle scendere dall'auto. E quando chiese se quel clamore sarebbe mai finito, l'addetto stampa di palazzo le rispose negativamente. Mi spiace, non finirà. Non finirà mai. Vorrei potervi dire il contrario, ma se lo facessi sarebbe una bugia. Le esperienze di Diana ricordavano quelle di Edoardo VIII nel tour del Canada del 1919, dove le grandi folle e l'adorazione pubblica si rivelarono una cosa terrificante. Ogni volta arrivano a sfondare il cordone della polizia. Mi hanno tolto di mano il fazzoletto. Volevano strapparmi i bottoni dal cappotto. La portata della celebrità di Edoardo era tale che lamentava un dolore alla mano destra per l'uso eccessivo. Un'amara lezione che imparò presto anche la principessa. Si sentiva a suo agio con i bambini e riusciva sempre a mettersi al loro livello. Come Edoardo, quando era principe del Galles, la crescente popolarità di Diana rafforzò la sua autostima. E ciò che le mancava in fatto di istruzione lo compensava con il carisma. Era empatica, ispirava tenerezza ed era la paladina delle persone fragili. Riusciva a comunicare con loro perché ne condivideva i problemi. Ben presto, Diana conquistò anche chi era al potere. Cominciò a trasformare le ambizioni politiche in un'arma potente contro la casa dei Windsor. Verso metà degli anni Ottanta, il principe e la principessa del Galles erano delle superstar che attiravano vaste folle ovunque andassero. Ma la disparità di fascino personale tra Carlo e Diana era fin troppo evidente. Vogliamo la principessa Diana! I bambini manifestavano in modo chiaro e diretto che era la principessa che volevano vedere da vicino. Quando fecero il tour dell'Australia, qualcuno contò il numero di fotografie che vennero fatte ai due reali e lei si aggiudicò il 92% delle foto, mentre lui era spesso in secondo piano. Perché la stampa fotografava Diana? È piuttosto evidente. Era una bella donna ed era un'icona della moda. Era questo che negli anni Ottanta faceva vendere i giornali e le riviste. Carlo era stato una star per tutta la vita. Non si possono mettere due membri della famiglia reale insieme sul piedistallo, perché ognuno è una stella nel proprio cielo. Il principe William ha un giocattolo preferito? Così Carlo si ritrovò con una moglie che gli aveva rubato la scena. Ha una balena di plastica che getta fuori delle palline da sopra. Quell'attenzione unilaterale mise sotto pressione il matrimonio. Diana parlava dell'effetto che aveva su Carlo. Era invidioso. Capivo la sua invidia, ma non sapevo spiegargli che non l'avevo voluto io. La fatica di nascondere i loro problemi cominciò a gravare molto anche su Carlo. Scrisse a un amico: ormai è una vera e propria agonia. Non so per quanto tempo potremo continuare a nascondere la verità e fingere che vada tutto bene. Non era solo Carlo ad avvertire la pressione. I Windsor si resero conto che la storia stava per ripetersi. Diana non eclissava solo Carlo, ma anche il resto della famiglia reale. Non si vedeva un fenomeno del genere dai tempi dei tour di Edoardo VIII. È la stessa scena ovunque, strade piene di folle esultanti, viuzze stipate di visi sorridenti.
Ciò che rese popolari Edoardo e Diana era che non temevano di infrangere un tabù reale, ovvero svelare la loro personalità. Un comportamento così poco reale servì solo a umanizzare la loro visione radicale della monarchia. Edoardo, nella sua autobiografia, metteva in discussione il concetto stesso di essere un reale. L'idea che le mie origini e il mio titolo possano distinguermi o elevarmi rispetto agli altri mi sembra del tutto errata. Diana parlava liberamente della sua infanzia e del divorzio dei genitori. Il divorzio mi ha aiutata a relazionarmi con altre persone con problemi familiari. Lo capisco. Ci sono passata. Uno dei confidenti più intimi di Diana era